prison. No talking. Good. Devil May Cry. Soon we will reach the Lair of Judgment. Temenikru will finally regain its full function and lead us into the demon world. The world where Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. It must be fate. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter. Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife. To become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut. Now that the final door is open, I have no use for you. Sei un po' incazzato quando gli ha detto: beh, neanche tu sei un essere completo. Il 10 comunque era lì sul libro di Arkham, accuratamente disegnato dai schizzi del suo stesso sangue. Missione 10, l'incarico, rafforza il ponte del silenzio. E adesso io che ci faccio con tutte queste belle sfere rosse? La sfera dorata non sarebbe una cattiva idea. Alla fine quell'acqua santa è andata perduta, pure quella cura. Ah, una sfera dorata. Potrebbe togliermi d'impaccio durante qualche battaglia. Però mi piace rifare le boss fight dall'inizio. Grazie al cielo non devo rifarmi tutto il livello. Invece nella versione... cioè, anche se non ho la sfera, se muoio contro un boss, mi fa ripartire da lì. Invece nella versione originale di Devil May Cry 3, se morivi e non avevi sfere, dovevi ripartire dall'inizio della missione. Era una cosa completamente sbagliata, rendeva il gioco frustrante. È giusto che se muori contro il boss devi venire punito e ti devi rifare la battaglia, ci mancherebbe altro. Ad esempio, ripeto, non sono stato risarcito poi dell'acqua santa e della stella vitale in quel mio tentativo fallimentare. Quindi è giusto che funzioni così, ma costringere il giocatore a rifarsi tutta la missione, quella è proprio una cazzata. Pessimo game design. Grazie al cielo nella Special Edition hanno sistemato sta cosa e qui nella HD Collection l'hanno... beh, semplicemente... mantenuta. Accidenti, mi manca un nulla per un'altra sfera blu. Vabbè, per ora vado avanti così. Maschera di pietra. Maschera di pietra magica di un vecchio prete. Chi la indossa può separare le acque. Chi la indossa può diventare Mosè.
soddisfacente prenderli a calci. Visto che qui vicino c'è una statua del dio del tempo, potrei equipaggiare Nevan. E forse potrei pure provare a prendere questa qui, che è semplice. Vabbè, facciamo un tentativo. Potrei anche equipaggiare queste un attimo per farvele vedere, ma c'è un coso che spara, lo vedete? È tipo anticarro. Però è molto lento. Rinculo enorme, non rientra nel mio stile. Ok, ce l'ho fatta un po' così a caso perché non conosco assolutamente le mosse di Nevan. Vabbè, è un'arma da rocchettari. Ok, capisco che può avere il suo fascino per qualcuno che c'ha l'indole da rockstar, ma non fa affatto per me. Vediamo, è da un po' che non leggo informazioni sui nemici. Arachne. Pedone dannato. Cuore di Leviatano. Cuore di un grande Leviatano. Il cuore di questa bestia è considerato la sua linfa vitale. Non mi sorprende sta cosa. Si protegge con ogni mezzo a sua disposizione. Sì, ha un sistema immunitario piuttosto ben funzionante. Nevan, custode demoniaco neutralizzato da Sparta. Ah, ma allora il suo vero nome è Nevan. Non capisco perché all'inizio della missione dice Kristen. È ambigua sta cosa. Seduce gli umani nelle tenebre che conducono agli inferi. Attacca con un mix di elettricità e pipistrelli che comanda. Attacca anche con un mix di troiaggine estrema che è molto molto efficace. Virgil, fratello gemello di Dante, metà demone e metà uomo, brandisce una spada che è un ricordo del padre. Vedi, il paparino però è stato un buon genitore, ha fatto un regalo ad entrambi. Due armi totalmente diverse, che comportano uno stile di combattimento totalmente diverso, però una spada a ciascuno non fa male a nessuno. Non tocca armi da fuoco poiché non le ritiene degne di un vero guerriero. Chester, misterioso pagliaccio che appare e sfida Dante, le sue ragioni sono ignote, i movimenti nel lanciare le magie sembrano quelli di un presentatore del circo. Yeah!
Generatore dimensionale, reattore magico che fornisce energia per l'eternità. Attiva il ponte principale. Qual era questa missione segreta? Volo del demone, raccogli tutte le sfere rosse entro il tempo limite. No. No, non mi va. Ah, non posso arrendermi. Cioè, non posso... È che so già che non ce la farò. Cioè, dovrei studiare un po' la mappa, ma mi scoccia. Mi domando se almeno queste sfere rosse mi resteranno quando uscirò. Ci ho pure perso un po' di vita. Non ci ho fatto caso se me le ha mantenute o no. Va bene, ora che ho questo generatore posso tornare indietro. Per di qua. E ovviamente i demoni non sono d'accordo. Che si vanno attaccati alle spalle. Sono più una perdita di tempo che altro. Che non costituiscono una minaccia. Mali mortacci tua. Sembra quasi che Agni e Rudra abbiano delle lampadine. Vedete? Sono illuminate. Hanno lampadine rosse, arancione, celeste e viola dentro il corpo delle spade. Wow, la Rebellion continua a fargli danni una volta che rimane conficcata. Sono estremamente mobile grazie a Windjet. No, com'è che si chiamava? Jetstream? A volte mi dimentico il nome di quella mossa. Grazie a quella e Stinger posso andare più o meno ovunque in pochissimo tempo. Ma sti ragni non c'hanno un caspita da fare ogni volta. Attaccano me. E poverini cercano solo di fare provviste. Questo qui è enorme. Ah, pensavo fosse unica quella lì, pensavo fosse tipo la regina. In realtà i ragni non funzionano a colonia, però questi sono demoni ragni, quindi credo abbiano dei funzionamenti tutti loro particolari. Bellissima questa combo aerea. Ah,
Lo so che è morto, ma voglio infierire sul cadavere. E voi fate schifo. A quanto pare Dante sa anche giocare a calcio. Strada di marmo. Come on, wimp. Arkham. That man. Did you kill him? So what if I did? Ooh, I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife! For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. To top it off, that filthy scum is my father. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family, too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Family, huh? La riprova che qui Dante è veramente, veramente immaturo. C'è Lady che gli dice: guarda, questo qui ha ucciso una marea di persone, ha ucciso anche sua moglie ed è mio padre. Traduzione: ha ucciso mia madre. E ciò nonostante Dante sente queste cose. Dante sente queste cose e non dico che le dà un abbraccio tipo ah poverina mi dispiace, non dico che avrebbe dovuto fare quello, però continua a fare il pagliaccio fino alla fine. Beh, alla fine poi diventa un po' più serio anche lui. Diciamo che forse sta cambiando atteggiamento in corso d'opera. Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother?
You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. With my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Father? Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Stop Virgil. Me? You're such a sweet child. Just like your mother. Father! Father! Tutto ciò è molto commovente, peccato che noi sappiamo la verità, cioè perché abbiamo visto la storia anche seguendo la telecamera su Virgil e Arkham, e sulla base dei dialoghi sappiamo che Arkham era in pieno controllo delle sue azioni, non era burattinato, non era manovrato da Virgil, quindi probabilmente questa cosa che ha detto Arkham era solo... cioè visto che sta morendo, visto che è morto prima di morire, ha detto vabbè... mando mia figlia a cercare di ammazzare Virgil così almeno mi vendico dall'oltretomba o qualcosa del genere. E sì, Lady ha detto... a quanto pare il suo vero nome è Meryl, l'abbiamo scoperto, solo che... Dante la chiama Lady... è il suo nome, Lady. Lei prima ha detto... quando Arkham le ha parlato di Sparta, ha detto... credevo fosse una leggenda, che è la stessa cosa che si sente nel filmato iniziale. E infatti è lei che... fa da voce narrante in quel momento. È la stessa voce. Ed è un racconto che fa... da dopo, si capisce, da dopo gli eventi di Devil May Cry 3. E nel filmato iniziale dice: so che Sparta è esistito perché ho incontrato entrambi i suoi figli. Vediamo che cosa posso fare con 20.000 sfere. Potrei anche conservarle in realtà per qualche futuro upgrade. 15.000, 15.000 sono tante sfere. Vabbè, ultimo potenziamento, dai, poi inizio a conservarle le sfere. Ah, l'11 era nascosto anche in questo caso in Bella Vista. Era composto dalle due scie di sangue al di sotto delle gambe di Arkham. Missione 11 Vendetta. Dai il benvenuto ad una vecchia conoscenza. Questo luogo si chiama Pura Follia, il che non promette bene. Ancora vivo? Ok, abbiamo rimediato. Thank you.
Sentiero per l'altare del male. Sembra un gran bel sentiero. E dai Dante, allunga il braccino. Quanti frammenti sono, scusatemi? 2 su 4. E quando mai? Delle specie di meduse demoniache extradimensionali. Anche queste mi sa che si possono affrontare solo con le armi da fuoco. Purtroppo non posso scappare. Devo per forza sbarazzarmene. Ah, mi sa che si materializzano quando non le guardo. Non me lo ricordavo. Cioè, devo fare un 2-3 stella con sti cosi. Altare del male. Nella statua sono incise 3 strane facce. La faccia al centro versa lacrime di sangue. E dai Dante, sei un mezzo demone figlio di Sparda, però a volte ti vedo avere difficoltà pure nei salti più elementari. Ok, adesso 2 statue stanno sanguinando. Aspetta un attimo. Dante non spinge le cose con le braccia, no, usa la spada. Questo coso è veramente recidivo. Capisco che è una cosa tipo il dio della morte, però vorrebbe capire che anche lui deve morire prima o poi. Preoccupano le meduse che non posso tenere d'occhio mentre sto combattendo lui. Wow, ho ucciso una medusa senza nemmeno volerlo. Via. Che mi sta facendo? Fatevi vedere. Panchina, vagone, temperanza. Thank you.
e siamo a 3 frammenti su 4. Vagone della temperanza. Prossima fermata, stazione del dolore e dell'oblio. Benvenuti. Quei tipici furbetti che vogliono salire sul tram senza avere il biglietto. Fantastico perché riesce a beccare pure quelli dietro. No, stammi lontano. Ah, cavolo. La sorpresina finale. Tutto a un tratto si è alzata la temperatura. Sala delle torture, e vai. Oh, you poor thing. Didn't your mother ever teach you how to use a door? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal, the odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last blood relation of Sparta! A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Sì, ormai è diventata routine. Questo pesta di brutto se mi becca, quindi devo fare attenzione. Ah, ero troppo vicino. Non lo vedo, ok. L'occhio gli è diventato rosso adesso. Cavolo. Ehi, danni. Si è agitato troppo adesso. Che miseria! Via! Wow, per un pelo! C'ha pure le ali d'angelo sto coso! Una cosa molto comune fra i demoni, avere ali d'angelo!
come faceva ad allontanarmi in tempo là. E vabbè, in pratica quando lo fa, quando gli sono proprio impiccicato, sono spacciato. Non c'è via di fuga, non c'è abbastanza tempo. So che potrei comprare qualche cura, ma come vi ho già detto, anche se il gioco stesso prevede appunto che uno possa utilizzare cure, so che posso farcela anche senza, quindi preferisco riprovarci dall'inizio. È tutta questione di capire le mosse e schivarle anche, oltre a capirle magari. Stavolta non sto avendo alcun problema. Ora mi porto sfiga da solo. Vabbè, questa me la so beccata. Cavolo, pensavo di essere sufficientemente lontano. Questo me lo becco pure. Sì, vabbè, non è schivabile sto coso se uno si trova già a distanza ravvicinata. È veramente strano vederlo con quelle ali rachitiche. Molto carino l'effetto demoniaco di Dante. Ma guarda un po' che sorpresa, Arkham non è realmente morto.